Benvenuti a Salute e Sanità da Eva Perasso, siamo qui col dottor Sandro Viglino, benvenuto dottor Viglino, specialista in ginecologia e in ostetricia, con cui è già la seconda puntata che dedichiamo a raccontare quali sono le patologie che colpiscono la vulva femminile, quindi l'organo esterno femminile, genitale femminile. Abbiamo parlato di tante cose, l'ultima volta abbiamo parlato, siamo partiti dalle irritazioni per parlare di herpes per arrivare alle dermatiti e lì ci eravamo fermati, ci eravamo lasciati con la promessa che ci saremmo ritornati, eccoci qui, dermatite da contatto o dermatite allergica. Eravamo rimasti a queste differenze e a spiegare ai nostri spettatori in che modo si differenziano le due dermatiti. Allora facciamo anche già, abbiamo il solito supporto di slide del dottore che ci aiuta a capire meglio l'argomento. Qualche immagine. Sì, come riprendo un concetto che ho detto l'altra volta, cioè noi parliamo di una patologia di confine, perché è una patologia che si avvale di contributi sia della ginecologia che della dermatologia. Però chi soffre di problematiche relative alla vulva ha come interlocutore principale il ginecologo. Quindi sono patologie che vediamo soprattutto noi ginecologi. Avevamo parlato delle varie forme di dermatite, sia quelle infettive che quelle infiammatorie, e ci eravamo proprio lasciato su queste da contatto. Ecco, per spiegare che, come vedete nello schema, possono essere di due tipi. O quelle di tipo irritativo, quindi c'è una reazione infiammatoria non allergica alla base di questo tipo di dermatite, oppure una dermatite da contatto allergica, dove qui interviene un elemento in genere di tipo chimico di basso peso molecolare che funziona da aptene, cioè da antigene, cioè da elemento che scatena una reazione di tipo allergico. Per cui, come si può vedere ad esempio in questa immagine, qui abbiamo una classica dermatite di tipo irritativo. Se invece andiamo avanti e vediamo quella successiva, cioè quella da contatto, qui chiaramente, magari andiamo un attimo indietro forse, ecco, quella da contatto è proprio quella che è allergica, irritativa da contatto, è quella legata proprio a detergenti, deodoranti, profumi, anche magari contenuti nello stesso salvaslip, nella stessa carta igienica, eccetera, che irritano in qualche modo la vulva. Mentre, e vedete, questo è un quadro, vediamo quella dopo, è un quadro irritativo, ecco, e legato appunto ecco, no, questa è quella allergica, questa è quella allergica. Allora andiamo indietro di due, ecco, ancora una, ecco, vedete, un quadro irritativo dove c'è un eritema, quindi un arrossamento molto importante, prurito, e a seguito del prurito a lungo andare una lichenificazione, vedete l'immagine sotto, questo aspetto biancastro della cute legata proprio a un ispessimento, a un irrigidimento, diciamo così, della cute legata proprio al prurito e al grattamento. Mentre quelle allergiche, se andiamo un attimo indietro, ecco, vedete che ha un aspetto diverso, c'è l'arrossamento, c'è l'eritema, ma c'è anche l'edema, cioè c'è anche il gonfiore. E tutti quelli che soffrono di fenomeni allergici sanno, pensate soltanto banalmente alla puntura della zanzara o di un qualunque insetto, cosa succede? Gonfia la parte interessata, perché c'è appunto una reazione di tipo allergico. Quindi nella dermatite da contatto ma allergica c'è l'eritema, c'è il prurito, ma c'è anche il gonfiore, c'è anche l'edema, come potete vedere in queste immagini. Ecco, dottore, ha citato un nome un po' strano di cui poco si parla, e questo nome è lichen, e quindi entriamo in tutt'altro genere di patologie vulvari, che sono appunto le dermatosi, che sono di vario tipo, un po' ne abbiamo già raccontate, e il lichen è uno di questi. Ci racconta di cosa si tratta? Intanto vedete qua, è rappresentata l'ultima classificazione effettuata da questo istituto internazionale per la patologia vulvare, che è appunto un istituto internazionale che provvede ad indicare i protocolli e le linee guida di diagnostica e di terapia della patologia vulvare. E vedete, in questa classificazione sono state divise, distinte tutte le varie, i vari quadri di patologia vulvare, in base all'aspetto, spongiotico, acantotico, eccetera. E nell'ambito di questi
vari aspetti, vedete, se rimarcate in colore giallo rispetto al resto, vedete che sono stati messi in evidenza i quadri cosiddetti di lichen, che ovviamente non colpiscono solo la donna, perché li troviamo ovviamente anche nel maschio, ma, e non riguardano soltanto la vulva, ma in questo caso noi abbiamo importanti quadri di lichen che distinguiamo soprattutto in tre tipi. E se andiamo quella oltre, ecco, cioè il lichen simplex, il lichen planus e quello sclerosus. Magari li vediamo un attimo. Sì, li cerchiamo di raccontarli uno per volta. Il più, immagino sia il più diffuso. Il più diffuso è lo scleroso, ma subito dopo viene questo, il simplex cronico. Che cos'è il lichen simplex? È una dermatosi piuttosto comune, vedete il 30-40% dei riscontri che si hanno in patologia vulvare, è caratterizzato da un'eziologia multifattoriale. Ecco, ci racconti quali sono i sintomi, i fattori che la fanno scatenare soprattutto? Diciamo che è una dermatite che compare in risposta ad un prolungato grattamento, quindi qualunque elemento, qualunque fattore in grado di scatenare prurito e quindi conseguentemente grattamento, a lungo andare, quando cioè si cronicizza, diventa dà luogo a dei fenomeni di trasformazione della cute fino ad arrivare ad una vera e propria lichenificazione, cioè la cute diventa traslucida, non elastica, biancastra e sede di un intenso e fastidiosissimo prurito. Però bisogna notare una cosa, che qui l'anatomia, diciamo, della vulva rimane invariata, cioè le grandi labbra, le piccole labbra, la zona clitoridea rimangono esattamente come sono. E questo lo sottolineo perché poi vedremo che invece nel lichen sclerosus questo tipo di caratteristica viene perduta. Quindi qualunque elemento, qualunque fattore in grado di scatenare questo prurito così fastidioso può dar luogo a lungo andare un lichen. Qui vedete alcuni aspetti del lichen con questa cute ispessita di colorito grigio biancastro, talora con aree di desquamazione e poi lesioni da grattamento che a volte, anzi spesso, sono notturne, per cui questo prurito, se interviene di notte, la donna nel sonno si gratta e quindi provoca delle lesioni. Il planus invece è un lichen meno frequente, circa l'1% della popolazione generale, ma è anche quello di più difficile diagnosi e anche di più complessa eziopatogenesi, perché ha un'origine soprattutto di tipo autoimmune a decorso cronico. E vedete, si presenta sotto forma di piccole papule rossastre o biancastre, isolate oppure confluenti, dando luogo a una specie di area di tipo violaceo, di colore violaceo, associata anche in questo caso all'ispessimento della cute. E vedete qua, nel 15-35% dei casi, può essere associato a delle analoghe manifestazioni che riguardano il cavo orale. Vedete, la lingua... Possiamo dire che se si sente un problema in bocca, da lì si può capire che c'è anche un problema? Si è associato, ad esempio, a una situazione legata ai genitali, quindi un lichen planus può essere associato a manifestazioni orali della lingua, della gengiva, della parete interna, della mucosa della guancia, eccetera. Quindi vanno sempre, quando c'è un quadro di quel tipo, ricercati eventuali altri segni associati anche in bocca. Anche in bocca, benissimo. E allora poi passiamo allo sclerosus, ecco, che mi pare di capire sia quello in assoluto. Allora, è il più frequente e riguarda, devo dire, di base donne di età abbastanza avanzata, cioè ci rivolgiamo soprattutto ad una popolazione femminile post-menopausale. È una dermatosi, anche questa, infiammatoria cronica, recidivante, che coinvolge soprattutto la regione vulvare e ano genitale. E anche qui come si riconosce? Ecco, dunque, anche, tanto è molto più frequente nelle femmine che nei maschi, 6 volte più frequente nelle femmine che nei maschi, e è una eziologia multifattoriale, parzialmente sconosciuta, e alla base di questo c'è un processo infiammatorio di tipo, si presume di tipo autoimmune, è legato spesso, diciamo così, ad un'età, come dicevo prima, un pochino più avanzata. Anche qui c'è una lichenificazione progressiva e invalidante, potremmo dire, della vulva, a tal punto che la vulva ha un colorito nel tempo bianco madreperlaceo con una superficie molto atrofica, e qui si verificano quelle modifiche anatomiche
delle grandi e delle piccole labbra che invece non avevamo nel lichen simplex. Addirittura le piccole labbra possono quasi sparire del tutto, c'è vari gradi di atrofia fino alla scomparsa completa, alla fusione e all'incappucciamento del clitoride. Il vestibolo che rappresenta la parte, l'ingresso diciamo della vagina, diventa rigido, sclerotico, l'introito vaginale appare ridotto e questo quadro non di rado si estende, come vedete lì nella figura di intermedia, alla regione anale e perianale, per cui disegna una specie di otto dove la parte più stretta è tra la vulva e l'ana e poi si allarga nuovamente intorno all'ana, quindi fa una specie di otto. Ecco, anche qui i sintomi sono più o meno sempre gli stessi, il prurito ma associato anche al bruciore, alla secchezza e ovviamente si traduce questo anche in una difficoltà nei rapporti quando appunto questa donna ha queste, e queste immagini appunto ci dicono, ci illustrano in che modo questo, ecco, dottore, verifica. Parliamo di come risolvere il problema. Si parla sempre di più di PRP, tecnica che viene usata peraltro in tantissimi campi, però anche in questo caso il plasma ricco di piastrine, questi fattori, queste cellule staminali che ci aiutano a guarire, a rigenerare i tessuti in autonomia. Sì. Allora, intanto devo dire che per tutte queste situazioni esiste comunque anche una terapia medica e farmacologica, soprattutto a base di cortisonici, corticosteroidea, che comunque dà luogo a successi discreti in questi casi. Ovviamente noi abbiamo diversi cortisonici a disposizione, a più alta o più bassa potenza, usandoli bene e magari associandoli anche ad altri prodotti che hanno una funzione più lubrificante, più lenitiva, più idratante, possiamo ottenere dei buoni risultati. Questo del PRP è una tecnica relativamente recente, di cui però noi siamo abbastanza contenti, perché intanto è una, c'è una buona accettazione da parte della paziente. L'esecuzione, che consiste nel, lo dico rapidamente, si fa un prelievo di sangue a queste pazienti, attraverso un processo di centrifugazione viene ottenuto un preparato piastrinico, questo preparato piastrinico viene separato in varie provette e viene reiniettato in varie zone della vulva e della vagina alla stessa paziente, quindi praticamente è una donazione autologa e materiale della stessa paziente, quindi non c'è rischio di reazioni allergiche, diciamo, perché si tratta di cellule appartenenti alla stessa paziente. Non è doloroso, è leggermente fastidioso perché si tratta di fare delle piccole iniezioni per iniettare questo preparato piastrinico in vari luoghi, in varie sedi della vulva e della vagina, però poi i vantaggi nel tempo ripagano, diciamo così, di questo piccolo fastidio iniziale, perché in realtà, siccome le piastrine sono totipotenti, quindi sono ricche di cellule staminali, si assiste nel tempo ad una rigenerazione, fa parte questo discorso della medicina rigenerativa, si assiste proprio ad una rigenerazione dei tessuti, quindi una riacquisizione del trofismo, dell'elasticità, e anche dell'aspetto, diciamo così, della cute, che riprende colore, riprende elasticità, quindi diciamo con dei vantaggi grande giovamento innegabili sotto tanti punti di vista. Certo. Tra le varie patologie vulvari di cui mi ha parlato e ci parla oggi, dottore, ce n'è una in cui il dolore è davvero intenso e sordo, è davvero unico e concentrato in un punto, la vulvodinia. Anche di questa patologia si sa davvero poco. Di cosa si tratta? Ecco, allora, questo termine vulvodinia significa tecnicamente, etimologicamente, dolore vulvare. E che cos'è attualmente la vulva? È un fastidio vulvare cronico, spesso descritto come un dolore bruciante, che brucia, e che compare in assenza di reperti visibili, rilevanti, o di uno specifico dolore disordine neurologico chiaramente identificabile. È un dolore cronico, può colpire donne di tua età, ma soprattutto donne giovani, e alla base di questo dolore c'è un disordine algico, cioè dolorifico, di tipo idiopatico. E per capire bene, in modo che non ci confondiamo, non si tratta delle donne che hanno dolore nei rapporti magari su base psicologica, cioè quella che noi tecnicamente chiamiamo dispareunia, cioè il dolore nel rapporto, fino ad arrivare alle estreme conseguenze del vaginismo, cioè
l'impossibilità di avere rapporti per il dolore che questi scatenano. Sono donne alle quali il maschio non si può neppure avvicinare perché già hanno una contrazione riflessa involontaria dei muscoli circumvaginali. No, non è nulla di questo. La vulvodinia è un dolore indipendentemente che si esacerba evidentemente con i rapporti sessuali che diventano quasi impossibili, ma non perché c'è un atteggiamento psicologico particolare, ma proprio che è un dolore neuropatico della regione vulvare. Qui vedete in questa immagine l'innervazione della vulva, in quella successiva la muscolatura della vulva, e bisogna conoscere bene l'anatomia in questo senso per capire bene anche la genesi e la localizzazione del dolore. Ci sono varie ipotesi, diciamo, da questo punto di vista, ma quello che vorrei sottolineare è che si tratta comunque di un dolore di tipo neurologico che attiene proprio alla innervazione specifica della vulva. C'è un test molto semplice, il swab test, cioè basta premere con un banalissimo cotton fioc in punti prestabiliti della vestibolo vulvare per scatenare veramente un dolore acutissimo a queste persone, proprio dei, come si dice tecnicamente, dei trigger point, cioè dei point, dei punti dolorifici molto speciali. E qui c'è tutta una terapia molto complessa che adesso non abbiamo tempo di esaminare e che però può portare a un discreto giovamento. Davvero interessante e raro, vero dottore? Si tratta di una patologia rara oppure forse difficile da riconoscere? Non è tanto rara, ecco, magari non è facile da riconoscere perché la donna a volte pensa che questo dolore che lei ha e che si manifesta soprattutto nei rapporti magari abbia delle cause diverse, magari pensa a un'infezione vaginale, pensa a dolori di altra natura oppure pensa che al rapporto sessuale vero e proprio. Invece in realtà c'è una patogenesi diversa che non è così semplice da identificare e che quindi va attentamente cercata e ricercata dal ginecologo insieme con la donna, perché la donna deve partecipare a questo processo, diciamo, di diagnosi per scindere, per differenziare questo tipo di dolore da altre possibili patologie. Abbiamo ancora poco tempo, però c'è rimasto da parlare delle lesioni preneoplastiche, almeno cerchiamo di inquadrarle un'informazione. Possiamo concludere proprio dicendo questa cosa, cioè che la VIN è la neoplasia intraepiteliale vulvare, rappresenta la forma iniziale, diciamo, di displasia, cioè di lesione precancerosa della vulva, così come la CIN è quella del collo e la VAIN è quella della vagina. Ecco, la VIN è una condizione preneoplastica che, se non trattata e se va incontro ad evoluzione, può poi evolvere verso il cancro della vulva. Quindi noi dobbiamo intervenire in questa fase più precoce, allo stato di VIN, quando cioè c'è ancora una situazione pretumorale, displastica, per intervenire efficacemente per impedire che questa evolva verso il tumore. Ecco dottore, ci sono diverse categorie di VIN, ci aveva detto. Sì, oggi noi usiamo questo tipo di classificazione, la cosiddetta usual type e differentiated type, a seconda la usual type è quella un po' più frequente, e comprende i gradi di VIN 2 e VIN 3, che sono la displasia media e grave della vulva, e generalmente è associata all'infezione da papillomavirus, di cui abbiamo già parlato tante altre volte, ogni tanto ce lo ritroviamo questo virus, ma anche in questo caso, nella patogenesi di queste forme di VIN, cioè di lesioni preneoplastiche vulvare, il papillomavirus svolge un ruolo importante. Beh dottore, tutto si ricollega, abbiamo iniziato questa serie di puntate parlando di papilloma, abbiamo dedicato ben 3 puntate all'HPV e papillomavirus. Vorrei chiedere, alla fine di questa lunga carrellata sulle patologie che coinvolgono la vulva, cosa possiamo fare anche a livello preventivo noi donne per evitare determinate patologie? Alcune oltretutto ci spaventano anche un po', anche visto le immagini. Sì, io credo che di fronte ad un prurito vulvare, soprattutto se è persistente o ricorrente, la donna deve farsi visitare, deve farsi controllare, perché ripeto, molte volte si tratta di una banale infezione che può essere rapidamente risolta con una terapia specifica, altre volte invece può nascondere patologie come quelle che abbiamo esaminato, che hanno un decorso più cronico, più ingravescente, e che deve essere giustamente diagnosticato precocemente e trattato dunque, quanto prima. È necessario che ci sia un approfondimento diagnostico da parte di uno specialista in ginecologia in questo caso. Allora, dottor Sandro Viglino, la ringrazio molto per essere grazie stato con noi. E salutiamo i nostri spettatori. Arrivederci alla prossima puntata. Buonasera.
Thank you.